Astronomia. La più celebre trappola per il Sole è l'ognomone del Duomo di Firenze, risalente al XV secolo. Entrato probabilmente in funzione nel 1475, come si ricava da alcuni documenti ritrovati nell'archivio dell'Opera di Santa Maria del Fiore, fu voluto da Paolo dal Pozzo Toscanelli, considerato dai contemporanei la massima autorità in fatto di matematica e per questo definito Novello Tolomeo. Progettato per misurare la posizione del Sole nel cielo, con i suoi 90 metri di altezza, è il più grande gnomone al mondo. Grazie all'Opera di Santa Maria del Fiore e al Comitato per la divulgazione dell'astronomia, come si legge in un comunicato stampa, anche per il 2018 sarà possibile assistere all'emozionante fenomeno del passaggio del Sole dentro il Duomo. Uno spettacolo unico al mondo, con i raggi del Sole che scenderanno attraverso la cupola del Brunelleschi per formare un'immagine del disco solare, che andrà a sovrapporsi perfettamente a quella posta sul pavimento del Duomo. Il fenomeno è visibile al pubblico nei giorni 7, 12, 19 e 21 giugno, dalle 12:30 alle 13:30, nella Cappella della Croce a sinistra dell'altare maggiore. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Per prenotare si può scrivere a eventi@operaduomo.firenze.it.